amicizia, è un torneo di Power Chair Hockey, Wheelchair Hockey come lo chiamiamo in Italia, ossia hockey in carrozzina elettrica. E il settimo torneo di amicizia è il torneo che contraddistingue la nostra associazione sportiva, che dal 97, diciamo così, che è nata nel 97 come gruppo sportivo della WILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, e è ritornato qualche anno fa dopo molti anni qui a Marotta. E questo torneo, che è un appuntamento ormai, diciamo così, classico dell'estate di questo comune, insomma, e della nostra associazione. E è un torneo, appunto, quest'anno si svolgerà a 4 squadre. E ci saranno 4 squadre, due nostre squadre, ossia Delfini di Lenia e la SD, e i Dolphins Ancona, e poi una squadra di Padova, molto giovane, che ha già raggiunto però le finali promozione, e St. Martin Modena, che sono amici della nostra associazione, che partecipano per la terza volta a questo torneo. E quindi sarà una o due giorni di sport molto avvincente, speriamo di richiamare molto pubblico, perché, diciamo così, è un momento per noi molto importante, anche per testimoniare la vicinanza con questo comune, che ci sta dando negli ultimi anni sicuramente molta visibilità e molto, una mano, insomma, molto tifo anche. Che sport è il Wheelchair Hockey? Ah, Wheelchair Hockey è uno sport che nasce in Olanda negli anni 70 per permettere a ragazzi con patologie degenerative, per lo più comunque molto invalidanti, di praticare uno sport. E, addirittura già dalle scuole, perché si praticava, è iniziato nelle scuole come ora di educazione fisica, diciamo così. E oggi è uno sport molto molto importante a livello paralimpico, e è uno sport che permette a tutti di giocare di sentirsi atleti veramente. Allora, l'8 e il 9 giugno, quindi sabato e domenica, e presso il palazzetto dello sport di Marotta, i tre ragazzi, dalla mattina fino alla sera, diciamo, del 2 giugno.